Comunque l'ha offesa. La tempesta di sabbia cessa, ma come si permette? Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia. Trovi il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia Chiara accanto a me e benvenuti in una nuova Crowned Dumb Battle. Una Crowned del ritorno, ok? Del raggiungere l'obiettivo attraverso le difficoltà, sconfiggendole, obliterandole, come solo noi sappiamo fare. I punti dello svantaggio ci hanno ricordato cosa significhi perdere. Adesso che lo abbiamo capito, dimostriamo di... Io non sono immune ai tuoi gesti del cazzo, cioè... Andiamo a vedere quindi, dopo questa ennesima onta che dimostra chi è il cattivo e cioè, chi è il buono... Cioè, non ho capito, tu mi rompi i coglioni ogni giorno e io non posso scherzare. Andiamo a vedere i nickname che avete scelto per noi. Per Dusclops, in diversi hanno scelto Tritone, perché si chiamava Salmone, Saido ha chiamato l'esplosione, ma lui ha utilizzato Ripresa, bravo, diventando quindi il dio dei pesci, e infatti io ho preisato il dio dello pescio. Grimmsnarl diviene poi Superconduttore, ed è stato scelto da diversi di voi questo nickname, perché era un conduttore, ma ha usato solo mosse elettro, quindi è diventato Superconduttore. Visto l'elettrocontagio delle episodio ancora precedente, direi che tutto torna, come il vantaggio del team Saidonia. Che non c'è, vero? Torna, infatti, deve tornare. Mesprit diviene 105, scelto da Antonio Corsi, perché come la sua statistica di attacco non è stata presa in considerazione da Saidonia. Inteleon diviene Madeleine, scelto da Isabelle Karev, come le Madeleine che a Prus fanno ricordare i tempi in cui era bambino. Così Assaido ha ricordato il sapore della sconfitta quando è stato battuto da Togekiss Sabaku. Un altro nickname sgargiante proprio. Infatti passiamo oltre, Machamp diviene Sfavillotto, scelto da Davide Mazzaretto. Politoed, infine... Inevitabile. Miltank diventa Lancillotta, scelto da Simone Moiser o Moiser o Moise, Moise. Non so. Sì, Simone Moise. Moise, perché ha fatto danza spada come una vera cavaliera. Alcremie diventa Nick Fury. Amica, guerrieri oggi. Scelto dal rafforzo perché era incazzatissimo. È vero. Giusto. Azelf diventa Pigro, scelto da Stefano Gardini, perché una Dumb Battle si impegna e l'altra no. È un'abilità semanticamente cangiante. Togekiss diventa maestro, scelto da tutti, letteralmente. Cioè c'erano due o tre che non hanno detto maestro, però in 60 hanno scritto maestro, quindi che si deve fare? Vuol dire che seguono Twitch. Ecco, perché era Sabaku la scorsa volta, Togekiss, e ha vinto la partita. Hitmonchan diventa finalmente Bianca del Rio, scelto dall'LGC perché ancora oggi regina delle provocazioni. Non posso vincere. Housekeeping. Poliwrath infine diventa Amelia, scelto da Alessio Calì, perché come la papera vive in un vulcano e ha usato mosse magiche come teletrasporto e campo psichico. Direi che a questo punto ci siamo, e per dimostrare che il team Saidonia non sta lì ad asciugare gli scogli, let's go, andiamo. Ci siamo signori, la card è corretta e non sbagliata. Il tema di Olive, che manca da troppo tempo, riecheggia nelle nostre orecchie. Olive. Le nostre Olive e Nick Fury maestro, maestro Nick Fury. Esatto. Poi una volta viste dal tuo lato del campo sono maestro Nick Fury. E guarda qui invece, Soler Sfavillotto o Sfavillotto Soler. Quindi Soler che guarda una fonte di luce diversa dal sole, perché ha capito che anelare al sole era un errore. E quindi Sfavillotto. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vede. Giusto. Rancore. Maestro. Anche lui. Anche lui. Soler si prepara, guarda l'astro in cielo e va di battipiedi. Marabio! Fatto male, eh? Nick Fury è pronto, agita la benda e va di... Ma è proprio arrabbiatissimo! Sai come combattere la fame nervosa? Quello che devi sapere è che un primo segreto è essere molto povera. Sfavillotto si prepara, agita la cintura della WWE e mette il radicio come l'arcialbero. Vedi maestro, come l'arcialbero. Andiamo a curarci ogni turno, ragazzi, è
fatta, è già vinta. Il maestro è pronto, flette le alette McNugget e va di martelli punch. Non dovrebbe farmi molto. Oh. Easy, easy. Ti abbassi la velocità, tanto quelli me li riprendo di radicamento. Soler si prepara e va di veleno coda su al creamy. Vabbè, va bene uguale, super efficace tutte e due. Può avvelenare. Soler si prepara, agita con questo ditino e va di campo erboso, mor reprensio per Machamp, che quindi diventa con doppia ripresa in punti salute. Nicchiuri si prepara, agita l'occhietto rosso e va di giorno del soldo, stipend. E niente mi fai, li riprendo tutti quelli. Il maestro è pronto, sorride alle avversità e va di... Stai molto attento a quello che fai. Stai molto attento a quello che fai. Copie janai, ore jishin no jutsu o hiro shite yaru. Pompa di benzina, sto coso. Il maestro è pronto, aggiusta la connessione e va di fuoco carica. Penso che un po' Malox lo faccia questa mossa. Ah no, subito lui no. Però potrebbe Barnà, quindi no. Due su due, maestro! Due su due! No, poi col fulmine e il fuoco, fuorvi... Buon latte! Mamma mia, il maestro della ripresa, questo sfavillotto! Non vuole morire qua, di nuovo Fulvi! Let's go! Lo sfavil! Sfavi J, grandissimo! Nick Fury è pronto, agita il manino e va di vento de fada, che è... Ma tanto io mi riprendo. Sfavillotto si prepara e spara un pugno shadow, e questo fa male, il pugno shadow, eh? Beh, shadow di Hedgehog, bravo. You can't stop me. Prenderemo comunque la prima kill con Soler, che va di raggio su Toge. Su Toge lo togliamo dall'esistenza. Ah, giusto. Prima su attacco speciale. Sfavillotto è carico, mostra la cintura e va di false lacrime. Ush, combo. Se prendiamo Togekiss, lo togliamo dal creato. A meno 2 di difesa speciale, Solera più 1 d'attacco potrebbe essere la combo finale, ragazzi. Se prendiamo la prima kill con un Barnato e un paralizzato, io qui Fogodopoli proprio. Intanto ritorniamo Fulvi. Soler su Togekiss, sai che è giusto. Dai! Dio e la Madonna, Dio e la Madonna, Dio e la Madonna! La particella ad alta energia è implacabile e squarcia l'atmosfera del pianeta. Maestro è carico, flette il ala e va di inversione del voltaggio. E va via. Ragazzi, non ammazzerò mai un po', no? Entra in campo Amelia, la papera sconosciuta, e sfavillotto e paralizzato. Bene, 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 bene. Bene, bene, ci sta, perché è successo molto in questi turni. Un po' di stallo ci vuole. Soler è pronto, fa così e va di semitraglia su Polivrat. E si gode qui. E si gode qui. Avevo l'attacco abbassato. Au. Ah, beh, sono scottato, che coglione. Au. Ovviamente ne fa 5 con l'attacco dimezzato. Au. Certo. Certo, avrei ucciso senza il burn. Vabbè. Amelia è pronta. È la Frelliose e va di psichico. Non su Politoed. Quello di cui ti parlo oggi è uno dei poteri della mente più potenti di cui disponi, ma che probabilmente non hai mai usato con piena consapevolezza. E sto parlando del centro commerciale. Proprio così, centro commerciale. Vabbè, però sta a 126 PS. La Madeleine. Maddalena, ti devi muovere. Amelia è pronta, flette il muscolo e va di ombra artigli. Non su Inteleon, per favore. Ti ringrazio. Ha fatto comunque malissimo. Nick Fury è carico. Agita lo sciarpetto e va di brucia tutto. Certo, toglimi la bacca Inteleon. Sfavillotto si prepara. È sfavo come me. E va di sintesi! Ma non vuole morire! Ma basta! Ma poi tra l'altro la farà scontro perché gli hai tolto la bacca. Maria Maddalena, ti prego, fai il per bene. Obliderio! Se finisci su Alcrimi,
è one hit KO. Polivrat si prepara, guantello, tattichello. Beh, sai cos'è peggio di curarsi? Vedere che anche l'avversario si cura. Oh, ma che vuoi? Una volta tanto! La fotosintesi è uno dei processi più importanti che avviene in natura, perché ci permette di ottenere... Dio è la Madonna! Dio è la Madonna! Nick Fury è pronto. Arrabbiatissimo. Arrabbiato con tutti tranne che con gli Avengers e va di Rogotitti. Oh, attenta a quello che fai, eh! Sfavillotto si prepara, agita il cintura e va di scintilla. Oh, gli fai malissimo. No, ma porco il... Polivrat si prepara e va di sparafaia. Non gli piacciono queste cose poco. Dai, chilati. Ora mi barno. Sfavijay è pronto, agita il telecomando e va di corpo scontro buonissimo su Poliv. Vabbè, prendiamo sta kill. La prima, dopo 20 minuti di registrazione. Entra in campo pigro bootleg di Winnie the Pooh e si parte. Amelie è pronta, agita il nasino da maialino e va di pioggia danza. Busta i suoi attacchi acqua, ma anche i miei. Riduce gli attacchi fuoco. Questo non serve a nessuno in realtà. Arriva l'ubbiderio! Buon danno! Dai, buon dannetto. E con Sfavi andiamo quasi fulmini. La definizione più precisa del desiderio inconscio è il fatto che è un po' fatto, e cioè tutto fatto. Madeleine è carica, aggiusta un attimo il colletto e va di rapid spin. Dai. Amelia è carica, la spirale è rotante e va di che psicobot. Su Martian Placento, Sì, ma tanto li recupero. Bella. Favillotto è carico, danza in the rain e va di sparafuoco. E si gode! Oh! E chi di bacca ferisce! Ah no, non è quella della bacca. Però mi è bruciato. Ragazzi, sfavillotto la porta a casa. Madeleine comunque va di... Nube. Azelf è carico. E spara turbo cuoco. Oh, mi no, sei anche tolto il più inverno. Sì. Turbo cuoco, attenzione. Amelia è carica. Agita il ditello e va di acupressure. Sul compagno? No, su di sé. Più difesa speciale? No, attacco. Ah, perché è random acupressione, giusto. Machamp è carico. Agita il petto muscoloso. Bella lì. Pigro è carico. L'aliante va in su e poi prego in giù. Prego, fai qualcosa. Attenzione, volo. Volo è fastidioso perché non posso hittarti in questo turno. Madeleine si prepara. Il pantalone è attillato e va di acqua... No, no. Beh, in realtà sono praticamente full vita, mi avresti 10 PS. Ah, sì, dato, nel senso che ok. Veicola forza, cioè hai fatto veicola forza dopo acupressione. Beh, non è casuale, è tutta skill. Allora, questo è un accendino. Non pensate male, io non fumo di mia sorella. Arriva il volo, no! Ho perso Sfavi e ti tra abbiamo poco... risparmiato una fine a scontro. Senti, avrei preferito. Attenzione, fulmindenti su Polivrat. Ora falla sul target giusto. Dio madonna ragazzi, oggi ma che problemi avete? Amelia si prepara, dai ammazzami anche questo. Dai, tanto c'è turbo fuoco. Vai, psicoraggio. Secondo me psicoraggio a più due mi ammazza. Cioè fa ridere ma è così. Fa ridere ma è così. Grande Amelia, bravissima. Tritone, mi affido nuovamente a te, Dio dei pesci, insieme a 105. È un nuovo programma di Radio 105, il Tritone 105. Tritone 105? Sì, si parla di pesci. 105 è pronto, i Rasta si muovono e va di Typhoon su Poliv. Vabbè, t'ammazza. Seguede! Ah, metti il toglie, vai! Amelia è carica, Master Enda e va di Ingra Colpo. Ma guarda, niente mi fai tendenzialmente. Ma guarda, il niente mi fai tendenzialmente. Metti il maestro! Va bene. Metti il maestro! Ecco. Come here. 105 è pronto, i piedini si agitano al ritmo di musica e vai di morso. Può far tentennare, Può far tentennare. Ma il maestro è saldo. E va di... La danza di Sabaku no Maiko. tutti confusi. Un po' di selfittino, dai, un pochino, per lo sport.
Amelia si prepara. No, no! Grande! Un falso elfettino. Radio 105 si prepara, agita il coda e va di dottino magico. Resistente morbido. Ok? Ma l'assillo ti riporta dove prima, secondo me. No, fa di più. Assillo fa di più. Bene, bene, bene. 105 non è confuso e va di Fozza Sfera. Dai su Poliv questa. Questa su Poliv. Dai Fozza. Eh sì, giusto. La Fozza Sfera. Bel danno. Brutto colpo. Dai maestro, un fancazzo. Attacco d'ala. Ma che no. Selfitino, ci sta. Il Parkond. Ci sta, ci sta, giusto, giusto, giusto. Tritone, infatti, non è confuso. E va di Terrempesta. Sai che ti dico, ci sta. È un altro dot su Amelia. Va bene. È un dot su tutti. Però almeno Amelia non si cura e prende tutto l'assillo nel muso. Va bene, va bene. È il male minore. Guarda lì. Buffettini. Aia. Allora, guarda che i Pokémon con Acquanello sono stra pericolosi. Bella lì, assilletto, vai. Si gode. Sì, sono 10 PS. Ecco. 105 continua a non essere confuso. Agita e Rasta e va di Bella Pog le punte. Bella Pog le punte. Maestro è carico, agita il piedame e va di Asso. 80%. È il maestro. Seems like an angel. I'm fucking up a sinner. Veramente rotti i coglioni il maestro. Ma non puoi dirlo al tuo maestro. Sabaku hai rotto le palle. Non glielo puoi dire. Tutti insieme. Attenzione allo sgomo. Non su Dusclop. Ah no, ma è super efficace tutti e due. Maremma che turno. Ragazzi, non la vedo molto bene perché questo turno qui è stato un po' una merda. La paralisi non ci voleva. Però Amelia ora. Amelia adesso ci saluta, sì. Però io sono un Pokémon indietro, perché tu morti questi due ne hai altri due. Io morti questi due ne ho uno. Ah sì? Sì. 105 è carico, sorride al nemico e va di corpo scontro. Buono, buono, buono. Buonissimo. Si può uccidere. Si uccide, signori. Andiamo, andiamo, andiamo. Milliamo Amelia, la vita. Sei stata molto brava, brava. Maestro, maestro. Basta, basta, maestro. Basta, 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 me bomba. Fa anche male se mi bomba tra l'altro. Lo tiene, raga. Ah, deve mangiarsi il Baka. C'hai pressione. Vediamo un po' che cosa fa intanto il Triton. Il Palmo Strength non ti fa niente, capito. Però posso paralizzarti. Godo! Godo, Tritone! Omo vero. Ashleby. 4. Entra in campo Lancia in Lotta, il mio boss finale, ma in realtà dietro è Bianca del Rio. Ci sono le punte però, eh? 105 supera la sua confusione definitivamente e va di campo elettrico. Non si dorme, ma di per sé non è un vantaggio per nessuno. Nessuno ha stab elettro di quelli che rimangono. Vabbè. Superconduttore, il campo elettrico è lì, eh? È vero, mamma mia. Fai quello che devi fare. Super. Agita il capellame, va di Erba Pacto sulla mucca. Questo devi fare. Lancillotta si prepara. Agita il mammella e va di Sottomissio. Il niente mi fai. Il niente mi fai. 105 si prepara. Agita il gemma rossa e va di Surf. No, colpisce tutti, cazzo. Colpisce anche me. Vabbè. Maestro. Ho preso la kill, ho preso la kill, dai, vediamola così. È stato molto onorevole in questa battaglia. Comunque l'ha offesa. La tempesta di sabbia cessa, ma come si permette? Io a volte mi chiedo se tu ci ridi davvero per queste cose. Sì, anche Bianca del Rio ci riderebbe. Non penso proprio. Ball of me. In un sorprendente 2 contro 2, Grimmsnarl agita le zanne e va di Buetta. Bella lì. Ragazzi, Lancellotta si prepara, agita i cornini, esplodi. No, Pribazio no. Oh!
Vabbè, anche anche senza il crit saremmo. Grande Lancillotta, vera cavaliere. Bianca del Rio si prepara, bringa to the runway e va di... E la Madonna, ragazzi, ma che è? Lancillotta è carica, agita il codotto potto. E buona scissa. Allora, parliamo. Cioè, qui ci ha proprio detto merda. E paralisi, e scottatura. Avevo il maestro dalla mia, mi dispiace. E no, no, no. Cioè, ci siamo fatti le cure e se le faceva anche l'avversario. E prima con l'acquanello e poi con la sintesi. Una volta succede che il nostro Pokémon si cura a nastro, lo fa anche l'avversario. È proprio la dea bendata che ci vuole fare un attimo di disrespect. Cioè, io in questo momento mi sento tibeggato dalla dea bendata. E va bene, divertiti con questo teabagging, dea bendata. Il nostro nemico non è il Team Chiara. Il Team Chiara è troppo debole per essere considerato un nemico. Il Team Chiara è il burattino mosso dal vero nemico. Quindi, sì, va bene, Team Chiara ha vinto, bella lì, bella Poggers, bravo, complimenti a te e a tutti quelli che ti seguono. Però, facciamo un discorso un attimo da Team Sidonia a Team Sidonia. Il vero nemico è un altro, quello vero da battere, ed è la dea bendata, colei che tira le fila di questo burattino che è il Team Chiara. Quindi finalmente abbiamo detto qualcosa che fa incazzare il Team Chiara. Abbiamo trovato il weak point. Dicevamo, la dea bendata. Sì, era palesemente solti. La dea bendata è il nostro vero nemico e noi accettiamo questa sfida, dea bendata. No. Ok. Ho avuto paura me la rovesciassi in testa. La dea bendata, io accetto la sua sfida. Lancia la tua sfera. È arrivato il momento di scegliere quindi i nickname per le nostre squadre. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like un po' scottato, un po' paralizzato. Un like sabachico, come del resto sta diventando questa serie. Perché il maestro fa solo robe legate al fuoco, all'elettricità. È più forte di lui, deve lorare anche le cose in cui non partecipa direttamente. In descrizione oltre a Star Select avete TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie TV, videogiochi. Col codice sconto Giovanone per premiare un sconto su ogni acquisto, compresa questa bellissima maglietta di Lugia e quell'altro leggendario che non conta niente. Oggi come sempre ci sono due appuntamenti, alle 5 ci vediamo con Safe Zone sul nostro canale e poi alle 21.30 ci vediamo sul canale Twitch di Azzalina per un altro appuntamento con Leame, quindi ci siamo io, Azzalina e Cichibe per continuare Frog Fractions. Oggi siamo con il 2, non abbiamo idea di dove ci porterà questo gioco, sappiamo che sta nella città, c'è cioè una manifestazione di insetti contro le rane in questo momento. Contro le runway. Non si capisce un cazzo di quel gioco, però è molto divertente, è particolare, venite a vederlo. Sul canale di? Azzalina. Da Sedone e Chiara è tutto, uno. Sintesi.